Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un unboxing. Allora, abbiamo un cross taser giallo degli sticker, lo Square One della Sheng Xiao, il Megaminx e il nuovo Gigaminx della Sheng Xiao. Allora, questo lo lasciamo per ultimo. Andiamo ad aprire prima il cross taser. Abbiamo le istruzioni, non so neanche come funzioni, e il nostro puzzle. Allora, ovviamente l'obiettivo è avere tutti i colori uguali sopra, da un lato e dall'altro. Funziona. Ah, così, ok. È comunque buono anche perché l'ho pagato 1,50 euro tipo. Allora, adesso apriamo lo Square One della Sheng Xiao, le istruzioni, il nostro puzzle. Viene come tutti i puzzle della Sheng Xiao super lubrificato. Allora, gli sticker sono messi molto bene. Vediamo se c'è. Oh, vabbè. Gira abbastanza bene, di sicuro gira meglio dell'MF8. Non, vabbè, non ha un buon taglio. Vabbè. Non ha un buon taglio, sia diretto che inverso. A breve mi arriveranno anche altri pacchi con lo Square One della QJ. Questo è lo Square One della MF8, che comunque mi sembra molto meglio. Infatti questo non ha neanche, non ha per niente un taglio. Va bene, passiamo avanti. Questo è il Megaminx. Volata l'istruzione. Anche questo è super lubrificato. Sembra davvero più piccolo di un Megaminx normale. Vediamo il taglio. E infatti sembra anche un pochino più piccolo degli altri. No, invece è uguale. Questo è il Megaminx della YY. E questo invece è della Dian stickerless. Allora, e questo è il nostro Gigaminx. È davvero pesante. Vediamo a confronto il Megaminx e il Gigaminx. Non ho altri Gigaminx, questo è il mio primo Gigaminx. E poi abbiamo. Ci hanno dato anche gli sticker. Non so se si vede la forma del Gigaminx, però sono gli sticker per i Gigaminx. Allora. Beh, come giro sembra comunque buono, anche considerando che è un cubo davvero molto grande. È pagato anche 25 euro se non sbaglio, forse anche di meno. Ed è anche una buona alternativa a quello della MF8.
Allora, quindi ricapitoliamo. Abbiamo il Cross Taser, il Megaminx della Sheng Shao, il Gigaminx della Sheng Shao e lo Square One della Sheng Shao. Un unboxing in pratica soltanto della Sheng Shao. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video.